Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: mentre gran parte dei fan del GF VIP 7 continua a sostenere che Antonella Fiordelisi sia un'attrice priva di talento tra l'altro, altri la stanno difendendo a spada tratta, e non solamente i simpatizzanti del gruppo dei Persiani ma anche degli Spartani. Anche il video sul biglietto per Edoardo Donnamaria attira critiche. Un filmato in particolare ha acceso nuovamente il sospetto nel pubblico. In realtà quel dubbio non si era mai spento nei telespettatori più diffidenti, per quanto riguarda il percorso di Antonella Fiordelisi in quel del GF VIP 7. Oggi è attaccata anche per il biglietto che ha lasciato nella valigia di Edoardo Donnamaria. GF VIP, cosa ha messo Antonella nella valigia di Edoardo? Ennesima sceneggiata a favor di telecamere, secondo la maggioranza degli utenti che stanno dicendo la loro opinione sulla devastante puntata del GF VIP 7, andata in onda nemmeno 24 ore fa. Una volta che era finita la diretta con Canale 5, ancora singhiozzante e con il viso sporco di trucco, Antonella Fiordelisi si è diretta in camera da letto e ha scritto un biglietto che poi ha nascosto nella valigia del suo fidanzato. Scusa per tutte le volte che ti ho fatto stare male. Come faccio a stare qua senza di te? È colpa mia, se non avessi detto niente non sarebbe successo. Mi sento a metà, mi manca l'aria. Non ce la faccio senza di te, gli aveva detto disperata sotto lo sguardo di Alfonso Signorini e tutti. Eppure già in quel momento a tanti sembrava piangere lacrime asciutte. Rigorosamente a favor di camera, che pantomima, un'attrice pessima, per l'ennesima volta, e uscisse se le manca così, non sa come fare per le clip ora. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video. We'll be right back.